Come mai tu da queste parti? Che tu non sai di queste cose? Eccolo lì! Allora, la prima volta col 1150 sorridente, dimmi, com'è andata questa gara? Una bella gara. Bisogna prendere mano con i perilli, però mi sono divertito, ecco. È andata bene. Oggi abbiamo avuto l'acqua, l'umido, sì, tutto. No, veramente è stato bellissimo. Speriamo alla prossima che vada ancora meglio. Bene, perfetto, grazie. Grazie a te. Allora, RS1150, Totò Lipari è ritornato. Nel podio. Descrivici questa gara, a iniziare da Musolino che è ritornato dopo 11 anni. Sono contento per Giovanni perché abbiamo un rapporto d'amicizia, diciamo, ventennale. E è ritornato a fare le gare un'altra volta perché gli tocca, perché tu sempre nell'amore delle corse. E ora si è fatto una 600 racing start per lui, sono contento. La prima gara non può pretendere di vincere perché deve conoscere macchina e tutto. E poi ci sono altri piloti, sono tutti forti qua. Io devo dirvi che sono contento perché ho fatto la mia prestazione l'ultima manche, perché le altre due manche quando piove a me non mi piace camminare. Non so camminare, bravo, l'hai parlato giusto, l'hai detto giusto. Sono contento che sono arrivato il primo, il secondo è Gigliotti, il terzo mi sembra che Giacomo, e sono contento che Giacomo che è sul podio perché gli toccava, perché Domenico furbacchione ci sta sempre davanti. Eccolo lì. Complimenti a Mario Perre, perché Mario Perra ha fatto il miglior risultato sotto l'acqua e io non lo facevo un'ora e non mai quel risultato. Beh, lasciamo stare, ha preso un perillo, quello possiamo toccare tutti. Sono contento per tutti ragazzi, siamo una bella squadra forte. Ok, continuiamoci bene. Allora, al volo, due parole, vai! Andate tutto bene, no? Vai! Gara splendida, a differenza delle altre passate. Veri amici! Ce l'abbiamo fatta! Bravo! Super contento! Perfetto, proprio. Tu hai già parlato. Complimenti. E un saluto a Roberto Viatore che mancava. Era un altro ragazzo da parlare oggi con me. Ciao Roberto. Pasquale. Che un'altra mancia io. La musica mena. Ciao ragazzi. Ciao.